Allora io ringrazio tutti voi, ringrazio voi anche per essere qui. Credo che Alternativa Popolare abbia una caratteristica oggi che si differenzia da tutti gli altri partiti, ed è la caratteristica che io credo in questo momento essenziale, basilare e fondamentale. Cioè voi siete Alternativa Popolare, la base, quella parola che ormai è scomparsa dalla politica. Quando si parlava di base, quando si parlava di sezioni sul territorio, quando si parlava di politica fatta sul territorio e che poi, fatta una volta la sintesi, arrivava alla politica romana. La politica romana quindi era fatta dalla politica del territorio, si candidavano con buon gusto gli onorevoli che arrivavano dall'Umbria e avrebbero servito l'Umbria, dalla Sicilia avrebbero servito la Sicilia, non come adesso da Milano e vanno a candidarsi in Sicilia o gli Umbri candidati in Val d'Aosta, cioè o viceversa. Noi amiamo il territorio, crediamo che la politica sia quella di ogni cittadino. Ogni cittadino purtroppo viene coinvolto nella politica, perché o noi ci occupiamo di politica o la politica si occuperà di noi. Allora questa non è più una scelta, no? Come dico io, spesso è un obbligo, cioè ad un certo punto devi cominciare a prendere atto che qualcuno che si è candidato a occuparsi di politica non ci ha dato la politica giusta, non l'ha fatto a livello locale, non l'ha fatto a livello regionale, non l'ha fatto a livello nazionale. Ma non è che lo sto dicendo io, perché dice dai, è tutto facile criticare. Io ho 63 anni, quindi sono un ragazzino vecchio. E da bravo vecchietto mi devo ricordare che quando avevo 20 anni o 25 anni l'Italia era la quinta potenza industriale e ogni tanto la davano anche per quarta. Devo ricordarmi quell'ambizione di essere stati a un certo punto la settima potenza industriale, poi la sesta, poi la quinta. Noi in certi momenti abbiamo superato, abbiamo fatto spalla a spalla con l'Inghilterra, abbiamo fatto spalla a spalla con i francesi, questa è una cosa importante. Oggi siamo oltre la 16ª posizione e siamo destinati ad andare, purtroppo inesorabilmente, verso la 36ª. Oggi facciamo parte dell'Europa. L'Europa è sicuramente per noi, almeno secondo Alternativa Popolare, una grande opportunità, ma va usata. Allora bisogna portare più Italia in Europa, ma l'Italia sana. Questa Italia, cioè l'Italia della base, non l'Italia di chi fa politica e che si vede soltanto nei talk show televisivi, che si vede solo in alto, quella politica che serve a tutti noi. E noi ecco perché oggi abbiamo candidato, abbiamo questo candidato qui a Foligno, perché c'è una storia, cioè le cose non nascono all'improvviso, non abbiamo scelto uno che, scusate, con tutto il rispetto per chi nella vita non ha mai fatto niente, per sua fortuna, forse perché se lo poteva permettere, abbiamo candidato uno che lavora sin da piccoletto, uno che ha fatto i suoi studi, ha fatto le sue cose, si è sempre rimboccato le maniche e ha fatto. Non è che io devo raccontarvi e mi devo inventare delle storie su di lui, cioè io vi devo dire che lui è una, come si dice esattamente, un folignate. Ah ecco, l'avrei detto ma non volevo sbagliare. Folignate doc. Prima ho capito. Sì, è un folignate vero, cioè uno che ha lavorato sul territorio, uno che si è espresso sul territorio, uno che ha già dato al territorio, certamente. Avrà anche preso la sua popolarità, il suo fatto di essere, deriva sicuramente da ciò che ha fatto, ma attenzione, da ciò che sino ad oggi lui ha fatto bene. Quindi noi non abbiamo capato qualcuno dal gruppo perché dice sai, sei sempre stato a casa, non hai mai fatto niente nella tua vita, hai partorito quattro idee, allora noi ti vogliamo chiamare. Lui non ha solo partorito delle idee, lui le sue idee le ha messe in pratica, le ha messe in pratica come direttore di una testata giornalistica, le ha messe in pratica tutti i giorni nella sua vita, ha realizzato una famiglia. Dice, ma vogliamo tornare a essere banali? Sì, vogliamo tornare ad essere banali. Io abbiamo ordinato noi a Terni delle statue che parlavano dell'amore. La prima volta che mi è arrivata una statua, no, la foto di una statua, dove c'era lui giovane, lei giovane, i due si capiva sulla panchina seduti, si amavano, in mezzo avevano un cane. Ho detto mettiamoci un bambino.
ma non perché voglio essere, ci abbiamo anche una denatalità crescente, in mezzo a due giovani ci dobbiamo mettere un bambino, non un cane, che noi mettiamo in mezzo a me, a un'altra signora anziana, cioè voglio, ci mettiamo seduti due anziani e ci abbiamo anche il cane, è giusto, perché quando diventi nonno è bello, ti vengono a trovare i tuoi nipoti, trovano anche il cane. Ecco, allora lui rappresenta anche in questo la famiglia, perché non è uno che insomma ha tirato la pietra e poi ha nascosto la mano, ha una bella signora come moglie, ha tre bei figli, e questa è una cosa importante, non si è limitato al minimo sindacale, cioè ma non vogliamo togliere niente a nessuno, però noi italiani tanto siamo arrivati al minimo sindacale che quest'anno sono nati 390.000 bambini, ricordiamoci che chi ha un figlio che oggi ha 6 mesi o un anno deve già dirgli che nel 2070, quando avrà 46 anni, gli italiani saranno 39 milioni compresi gli extracomunitari, cioè noi avremo intere regioni desertiche, avremo intere città libere, quindi signori non lasciate la casa ai vostri figli, lasciateli la speranza per il domani, ecco, la speranza, e noi questa speranza con Alternativa Popolare la vogliamo costruire, una speranza che poi è ripartita dall'Umbria, perché Alternativa Popolare è un partito nato nel 17, ha avuto la sua storia, ma poi è stato riesumato da noi ed è stato ritirato fuori e resuscitato in Umbria ed è partito con Terni, dove ha fatto subito chiarezza. C'è un capoluogo di provincia levato a tutte le maggioranze esistenti, non ce n'è stata né per la destra né per la sinistra, come diceva De Gasperi, noi non possiamo andare a destra, non possiamo andare a sinistra perché noi andiamo dritti, e questa è una cosa importante, andiamo dritti allo scopo, risolviamo i problemi. Stavo dicendo prima perché lui come candidato qua a Foligno avrà una realtà diversa dagli altri. Facciamo degli esempi su cosa già Alternativa Popolare ha fatto, non Bandecchi, Alternativa Popolare, perché voglio ricordare che a Terni sono circa 450 le persone che oggi lavorano per Terni gratuitamente e che comunque sono i nostri guerrieri del verde, i nostri guerrieri del sociale, sono tutte quelle persone che si rendono utili anche per questa città. Un esempio, per mettere in un quartiere portare il gas era stato chiesto 22.000 euro, 2.000 euro a famiglia che abitava lì. La spesa ad oggi è stata di 260 euro, perché noi non abbiamo bisogno di rubare per continuare a campare. Fortunatamente tutti noi abbiamo sempre lavorato, sappiamo dove mangiare la sera, dove mangiare la mattina, se facciamo politica la facciamo in maniera naturale. 260 euro contro 2.000 euro a famiglia, c'è una piccola differenza, no? I lavori scendono da 20.000 euro a lavori quindi fatti, direi, gratis, perché il comune è quello che deve fare evidentemente il lavoro del comune. Questo è un esempio reale, avevamo una marea di case che non avevano l'agibilità, ci abbiamo da 13 anni, 14 anni, 12 anni, ci abbiamo messo 3 settimane per risolvere questo punto, perché l'agibilità, se ti ho dato il permesso per fare la casa, te la devo dare, voglio dire, non mi posso inventare storie strane, ma potrei andare avanti parlandovi di sociale, parlandovi del nostro approccio evidentemente proprio già alla città, perché una città è una città, delle volte non puoi cambiare niente, ma noi abbiamo pensato che una città deve vivere anche di entusiasmo, non si può arrivare in una città e dire, per esempio, siccome mancano i soldi, meglio di così non si può fare, non lo dirà mai lui a Foligno, cioè sarà una cosa che gli sarà proibita, se mancano i soldi è un problema nostro. Non è un problema, è un problema di chi si è candidato, perché non è che oggi noi sappiamo che diciamo mi voglio candidare, qui siamo in un posto ricchissimo, ci hanno i miliardi, se no saremmo matti, no? Cioè lui sarebbe un matto a candidarsi verso una direzione, siamo ormai abituati a tutto, anche a livello nazionale ci siamo sentiti dire vi porto Roma-Milano 20 minuti, poi dopo dice no, sai, ho visto che c'è traffico, 20 minuti era per dire, ci sono 500 chilometri, ci sono i limiti orari, allora non mi fare promesse vane. E quest'uomo va in giro dicendo le cose come stanno, quello che promette è quello che farà, perché Alternativa Popolare gli starà accanto solo se lui prometterà quello che si può fare, e siccome lui è un uomo di Alternativa Popolare, allora lui prometterà ciò che possiamo fare. Perché cambierà faccia Foligno? In cosa cambierà faccia? Cosa possiamo fare di meglio? Sono quelle piccole sciocchezze, vi faccio un esempio banale con Terni. Quest'anno tutti hanno parlato in Italia dell'arredamento natalizio di Terni.
Dice, ma lo potevano fare tutti. Quest'anno le cascate di Terni, nello stesso mese di dicembre, in cui si era sempre incassato 15, 16, 18 mila euro, ne abbiamo incassati 47 mila. Perché? Perché tutti sono voluti andarsi a fare le foto nel cuore, nella cosa carina, con la cascata dietro. Che cosa abbiamo speso in comune? Niente. Ci abbiamo fatto fare un amico Fabbro il cuore, ci abbiamo messo una panchina e sono scattate le fotografie. Ora per la prima volta, ricordandoci che è Carnevale, faremo il villaggio di Carnevale. Cioè faremo un villaggio dove tutti i bambini andranno per forza a Terni. Per la prima volta a Terni noi abbiamo messo nei borghi l'albero di Natale e le lucette. Dice, ma che roba è? Niente, però sono arrivati i turisti che hanno accontentato i negozianti, che hanno accontentato la città, che hanno lasciato quello che serve alla città. È una città dell'acciaio che deve vivere per l'acciaio, che deve vivere per l'industria, comincia anche a diventare una città che si ricorda che esiste evidentemente il turismo. Ora, Foligno è già avanti, Foligno ha tante belle cose, ma noi sappiamo cercare nelle pieghe di ciò che non è stato fatto. E quindi cercheremo evidentemente anche a Foligno di portare un'alternativa popolare che sia realmente un'alternativa. Il nostro non è un nome a caso, signori, alternativa. Alternativa a chi non ha voglia di fare, alternativa a chi si sente un principe perché diventa sindaco o perché diventa consigliere o perché un giorno diventerà onorevole. Basta con tutte queste persone che fino all'altro ieri non hanno fatto niente rispetto a tutti noi, che non hanno mai messo insieme manco il pranzo con la cena e che un giorno ci vengono a dire: ma io sono onorevole. Vedete come sono gli uomini veri? Cioè, gli uomini veri e normali sono uomini che fanno quello che hanno sempre fatto nella vita. Lei ha cominciato a alzarsi 2 ore dopo da quando è stato candidato, lui un'ora prima. Esatto. Bravissimo. No, io non ero mai, cioè, da ragazzo, quando ho fatto muratore, quando ho fatto il carpentiere, il verniciatore, mi è successo di alzarmi alle 5 del mattino. Sinceramente, da molti anni, mi scuserete, ma ero scordato che alle 5 del mattino ci si alza, perché io mi alzavo comodamente alle 7 e mezzo, poi andavo a correre un'oretta, poi andavo in ufficio. Stamattina sono uscito di casa alle 5 e mezzo. Cioè, e sinceramente, cioè, no, capito, ma io non c'ero abituato. Dice, ma perché? È perché se metti insieme il pranzo con la cena e ti fai anche diciamo mettere da parte qualcosa, delle volte ti puoi levare un vizio. E invece di levarmi il vizio mi sono incasinato. A 63 anni mia moglie mi guarda e mi dice: un'idea geniale, adesso farai anche la campagna per le europee, c'è da fare la campagna insieme ai scandiati sindaci. Stefano, sei proprio un genio. Cioè, siccome lei mi ha fatto una domanda: ma tu starei fuori per 6 mesi o per... no, vengo a casa tutte le sere. Bravo. Allora vedrai che ti sarà una vita rovinata. Ecco, signori, noi siamo questo. Noi siamo quelli che hanno deciso, come i capitani coraggiosi, mi rifaccio a questa canzone, di rovinarsi forse anche la vita, ma per dare qualcosa ai nostri figli e ai nostri nipoti. Perché a noi ci fa un po' schifo pensare che la gente che è nata a Foligno un giorno debba andare a lavorare a Roma, o debba andare a lavorare a Milano, o debba andare a volare anche peggio a Londra, o debba andare a lavorare a Parigi. A noi questa cosa fa innervosire. A noi fa innervosire l'idea che l'Italia sia ormai diventato un grande supermercato dove noi siamo solo i consumatori, ma quando si parla di futuro per tutti noi è normale pensare che i nostri figli il futuro ce l'avranno da un'altra parte. Allora siamo un popolo di potenziali migranti e io e lui insieme agli altri abbiamo deciso che da Foligno parte la rivoluzione. Grazie.